Com'è successo questo? Mi sembrava che perché avevamo tanta gente, abbiamo tanta gente dallo spazio, c'era difficile riconoscere il migliore punto di partita, cosa donare, se andare verso il repertorio e fare dei movimenti e non hai ancora un nuovamente di movimenti o ritornare un po' alle sensi di muoversi e cosa è finalmente il punto più nucleare importante della compagnia, che è veramente espressare. Allora, come potevo arrivare a donare questa informazione a loro che dal lavoro della compagnia il punto essenziale è magari l'espressione e poi come sono utile, come se abbiamo bisogno della danza o abbiamo bisogno della parola o dell'immagine, eccetera, sono elementi che possono aiutare a questa espressione, ma questo è il punto di riferimento più importante. Mi sembra come possiamo rimanere a me, non so a che punto voi siete sulla formazione. Quello è un punto che io non lavoro, non sono sulla formazione, non ho questa responsabilità di come formare un danzatore, e come possiamo introdurre sempre l'spirito di danzare, come il piacere di danzare, che quello rimane come elemento fondamentale, non solamente aiutare di tecnica, di ripetizione, tutta questa serietà, devo chiedermi anche a me cosa è. Quello che io sì, mi dono un consiglio a me stesso è di rimanere dal mondo dello spettacolo. Come posso rimanere ancora in relazione a questo, no? No, dal mondo della pedagogia. Mi sembra che se rimano al punto della pedagogia divento un animale molto boring, noioso. Perché la pedagogia quasi come che tenta come l'università tenta di fare senso da se stesso. È come perché utilizzo tutto questo utile, quello arrivano a fare una logica pedagogica che fa senso, che posso esportare da un punto diverso. Mi sembra che la coreografia non è democratica, non è logica. C'è un po' il limite che tu non vuoi ammazzare il danzatore, non vuoi ammazzarti a te stesso. Ma possiamo andare lontano, no? È stato molto interessante lavorare con i gnacchi, soprattutto in questo contesto in cui dovevamo affrontare il lavoro di Van de Kebus, perché abbiamo, diciamo, affrontato come il lavoro sul corpo era poi, suscitava poi tutta anche la poetica che si vede negli spettacoli di Van de Kebus. Abbiamo lavorato molto sulla relazione, che è fatta di molte cose, di sguardo, di contatto, di peso, di cooperazione.
È sempre, cioè, per me è sempre bello lavorare con gnocchi perché diciamo, ti fa togliere il superfluo e ti fa cercare la concretezza e la verità del movimento anche nelle cose più semplici come uno sguardo o come semplicemente lo stare di fronte ad un'altra persona. E niente è mai scontato, è sempre tutto nuovo. Ed è proprio la verità di questo rapporto che poi crea, secondo me, la bellezza degli spettacoli di Ultima Vez. Diciamo che non ho avuto tante difficoltà perché io mi fido tanto di me stessa, quindi so come salvarmi. Però ci sono state alcune persone che sentivo che non si fidavano di me. E quindi sentivo che molte volte quando ci doveva essere un intreccio non arrivava fino in fondo perché c'era una parte che si distaccava al posto di avvicinarsi. In un'accademia noi tendiamo a eseguire sempre quello che ci viene chiesto, invece lui ci ha insegnato a evolverci e quindi a provare cose nuove che sono interessanti, anche per esempio la non danza e il non movimento, che è molto più interessante del fare, 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 fare per cercare l'approvazione degli altri.